Finalmente si parte, la grande attesa è finita, Cagliari, Brescia, la Sardegna Arena si veste a festa e tutto veramente pronto per cominciare il cammino rossoblu nel campionato di Serie A 2019-2020. Pallone in area di rigore per Pavoletti, tocco su Nandez, al limite il rimpallo, ci prova Birsa, pallone alto, non di molto, con Joronen che sembrava comunque controllare. Si fa vedere subito Naitan Nandez, il grande colpo dell'estate cagliaritana sul mercato. Ancora il replay con il sinistro a giro di Walter Birsa, il rammarico invece del Leon uruguaiano, la sua prima in rossoblu. Non è controllato ancora da Pavoletti su Nandez, lungo linea sul filo del fuorigioco c'è Joao davanti al portiere, Joao palla fuori di un niente sul diagonale di Joao Pedro, ha avuto la grande occasione il numero 10 di Patinga, ha trovato benissimo da Naitan Nandez, è scattato coi tempi giusti Joao Pedro, valutato male questo pallone dalla difesa del Brescia, il diagonale un po' troppo stretto da parte di Joao Pedro con Joronen battuto. Prova a impostare per la prima volta il Brescia con il pallone allargato sulla destra, attenzione a Dimitri Bisoli, Bisoli finta il destro, manda a vuoto l'avversario, poi il destro di Spalek e Rafael si fa trovare pronto. È stato trovato molto bene qui Bisoli sull'out di destra, finta di tiro, pallone su Spalek, pallone stretto sul primo palo, finisce il primo tempo 0-0, sofferenza per il rossoblu, ma la migliore occasione l'ha avuta Joao Pedro. Brescia ancora dalla bandierina con Sandro Tonali, pallone lungo sul secondo palo, salta Cerri, poi pallone messo fuori, ancora Sabelli, pallone che danza in area di rigore rossoblu, poi Tonali con il diagonale, ancora la respinta, Joao Pedro, poi va a terra un giocatore del Brescia. Attenzione perché c'è valutazione in campo, a Battista va al on field review, pallone toccato forse da Cerri e poi schizzato in aria, è calcio di rigore per il Brescia. Non è convinto Rolando Maran, allora Donnarumma dal dischetto, parte lui, Brescia in vantaggio, spiazzato Rafael, Donnarumma ammutolisce la Sardegna Arena. L'esultanza del Brescia, il piattone destro di Alfredo Donnarumma e il Brescia è avanti. Esecuzione perfetta quella dell'ex attaccante dell'Empoli. La reazione del Cagliari, il pallone adesso è cercato da Castro in area di rigore, si tuffa Joao Pedro, pallone fuori. Molto attivo Joao Pedro, buonissima qui la trama lungo l'out di destra, è arrivato in estirada il numero 10, nessun problema però per Joronen. Castro dalla bandierina, pallone in aria, arriva in tuffo ancora l'uomo in rosso blu, palla respinta dalla difesa, poi Spalek perfeziona, Cagliari adesso a tutta. Colpo di testa di Klavan e poi in allungo ci ha provato Ionita. Nandez, poi Pinna, guarda al centro, il cross ancora verso Joao, colpo di testa, Joronen. E poi pallone ancora messo dentro, ancora Joao Pedro, rimpallo e poi la palla che termina sul fondo, ancora tutta avanti il Cagliari, ancora trascinato da Joao Pedro, ma non basta, finisce qua, il Brescia vince 1-0 la Sardegna Arena.